by land, 4x4 by sea, 4x4 by air, cause the lot to fly free. 4x4 AM, that's when I rise. Sneak up on the landscape, catch you by surprise. 4x4 rules are made to be broken. 4x4 respect a little, not unspoken. 4x4 my suburbs, 4x4 my drive through. 4x4 the lost and found cities that I drive to. For my country, how it all started out. For the brave and every Boy Scout. For the fun of it, cause you know you can. 4x4 more air, more sea, more land. 4x4 doing it yourself, cause you want it done right. 4x4 top down stars keep you up at night. 4 stones that were meant to be. Quel giorno nessuno aveva studiato, perciò cercammo di collaborare. Iniziò Justin, manager dei social media, l'unico a sapere cosa fosse un brainstorming. Ogni alunno presentò alla lavagna la sua idea ed era necessario dibatterla se volevamo arrivare ad una conclusione. È lì che ci siamo imbattuti nella prima sfida da superare, la collaborazione. Dante Nunes, futuro amministratore delegato, mise il punto finale al dibattito, portando l'idea risolutiva, il mini mind. Toccò a Khalid, futuro manager delle vendite, a suggerire la risposta a Camara, alla quale ritornò in mente il primo prototipo. Funzionava, ma era scomodo, brutto e non tascabile. Il secondo, invece, bello e portatile, sembrava perfetto, ma mancava ancora quel tocco che lo rendesse unico. La scelta della forma esagonale ci permise di sviluppare il logo e di associare la terza G alla gerarchia e all'etica lavorativa di un alveare. Nel frattempo, Xiomara, futuro membro del team produzione, copiava la risposta numero 4 dalla copertina del suo libro, cercando di ricordare il più possibile dell'incontro con il notaio. Firma dell'atto costitutivo, un'approfondita spiegazione del suo contenuto e un grande interesse da parte di tutta la classe. Victoria, futuro presidente della Beehive, con un finto stiracchio passò la risposta ad Alberta, con dentro tutto ciò che aveva imparato dall'incontro in Camera di Commercio. Quel giorno Beehive è stata iscritta al registro delle imprese, con il rilascio di una visura camerale. Diana, con una domanda strategica al prof, passò un bigliettino alla Turia, per farle notare che nella risposta numero 5 mancava la parte della presentazione ai genitori. Turia ripensa a quei momenti di grande emozione, con tutti i nostri genitori fermi ad ascoltarci e totalmente immersi nel nostro spirito di iniziativa. Leggendo conosci, scrivendo ricordi e facendo impari. Questo è Beehive.